Mister, è stata una partita vinta con la voglia di vincere. Beh sì, è stata una partita preparata bene. Quei ragazzi sono applicati molto bene, hanno eseguito le cose che sanno fare, poi infine, e hanno dato anche cuore, hanno giocato in un ambiente perfetto per poter dare il massimo anche di intensità. E devo dire che oggi non l'abbiamo vinta solo noi, l'ha vinta anche la città di Verona col suo pubblico. Questo mi sembra un fatto importante per noi, deve darci stimolo fino in fondo. Noi dobbiamo essere aggrappati a questa fiammella che la manteniamo accesa, ma con questa spinta io penso che abbiamo le opportunità per far bene. Poi soprattutto approfittare di chi davanti magari zoppica. Ecco, noi non vorremmo arrivare a un certo punto a ramare i calci perché non abbiamo fatto il nostro dovere e magari poi davanti zoppica. Noi dobbiamo essere pronti lì ad approfittare magari di qualche momento di difficoltà di quelli davanti a noi, per poter dire la nostra fino in fondo, perché secondo me è un peccato che questi ragazzi qua lottino per la Serie B, per una squadra che non ha niente a che vedere col posto in classifica. Primo tempo di grandissimo livello, secondo tempo si è sofferto un po' di più, il recupero che rischiava di diventare una tortura invece si è trasformato in una festa enorme. Adesso abbiamo fisico, abbiamo ripartenza, anche in 10 abbiamo avuto palagol con l'unità su punizione, una grande parata di Bizzarri. È una squadra a cuore, ma ha voglia di vincere. Non tiene la palla, io lo dicevo alla fine, tenete la palla, loro invece ha tirato in porta, l'ha fatto bene, però il problema è che mentalmente siamo cambiati e dal punto di vista di lì siamo soddisfatti, insomma, perché io dico che il calcio bisogna giocarlo sempre per vincere e per meritare di vincere. La squadra, al di là di quello che ha fatto, mi sembra che la partita l'abbia tenuta in pugno sempre, meritava di vincere probabilmente in modo più ampio, però al di là del derby, che è una partita importantissima perché determina. Determina la città, determina il tuo essere. Io penso che la squadra abbia prodotto un calcio di grande livello, forse penso più un tempo di oggi il migliore fatto da quando sono arrivato qua. Adesso si pensa già alla prossima con l'Udinese o no? Ci si ferma un attimo a festeggiare? No, festeggiamo con calma, con moderazione, grande soddisfazione. Adesso andiamo tutti di riposo, abbiamo bisogno dopo tante partite ravvicinate che ci hanno creato qualche problema, devo dire la verità. E poi martedì pomeriggio prendiamo il nostro cammino verso Udine, che sarà un'altra partita molto intensa e determinante. Chiaro, per noi tutte le partite sono determinanti, non c'è un filotto di partite, c'è una partita alla volta. Speriamo di poter reggere come oggi a livello fisico, dobbiamo avere una squadra motivata, molto in gamba, ma se non ha questa intensità, questa voglia, io penso che potremo fare la nostra partita sicuramente.